Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Loletta 5 Channel. Allora ragazzi, questo sarà forse un continuo vlog sulle pippe mentali, su come fare successo su YouTube. Ok, questa è la seconda fase di cosa succede dopo aver fatto successo su YouTube, ok? Vi ho raccontato un pochettino la prima, cioè come farlo, come essere cagati, eccetera. Adesso siamo nella fase in cui già sei comunque pseudo famosa. Hai già qualche fan e inizi a fare minchiate su YouTube, cioè nel senso la tua personalità ti cambia totalmente. Io ho visto molti YouTube cambiare e la cosa non mi è piaciuta affatto. Quindi questo vorrei fare un appello a tutti quelli che si montano la testa con i soldi, con i big money, perché dopo giustamente aver avuto il successo su YouTube desiderato e sperato, diventano pazzi, diventano matti, cioè inizia a fare le sfide quelle più assurde, strane. Cioè dalla uso mi taglio le vene per voi in diretta, mi butto dal balcone con le mutande, oppure faccio uno spogliarello live, la mia amica mi taglia i capelli e divento pelata. Cioè perché? Io non credo che a me succederebbe mai, cioè nel senso io sono una persona molto precisa, molto coerente, molto responsabile e soprattutto amo me stessa e rispetto me stessa. Quindi fare determinate cose solo per avere più audience, più followers e più iscritti e tutto ciò uguale a più soldi, io non lo farei mai, cioè preferisco avere niente di soldi o un minimo base con cui poter stare tranquilla con i piedi per terra anziché avere un bordello di soldi e creare un macello di cose. O anche se io avrei un miliardo di soldi e un bordello di cose, non le farei a prescindere perché sono un determinato tipo di persona, cioè sono una persona molto seria. Sono sempre stata così da quando mi ricordi, quindi avevo 4-5 anni, cioè non sono stata mai un tipo molto molto tutto pepe, tutto hot, alla uso. Piccole spogliereliste crescono, cioè nel senso io non è roba mia, cioè non fa parte completamente della mia persona, cioè se io farei successo comunque, a prescindere seguirei sempre la mia scaletta, le mie cose da fare, gli stessi tipi di video di solito che faccio sempre, potrei inserire cose nuove, nel senso magari più viaggi, ecco, io se avrei la possibilità, mi piacerebbe viaggiare di più e conoscere nuove popolazioni, nuove culture, quindi fare comunque successo e followers nel caso con quei tipi di video. E amo tantissimo Human Safari, cioè per me, ora come ora, questa mentalità che io adesso che sono cresciuta, Human Safari per me è il top, cioè secondo me è l'idolo mio. E un ragazzo, se non sbaglio, toscano o forse o toscano o regione Umbria, non mi ricordo, comunque ha la mia stessa età forse, però lui è più fighettino, quindi possibilmente ha avuto culo, è più fighettino, ha più soldi e ha comprato un casino di strumenti, di macchine fotografiche, di GoPro, attrezzature varie comunque che gli permettono di fare video super wow, fantastici. Io, per comprarmi la Reflex, ci sono stata praticamente la bellezza di quasi 5 anni e non la posso utilizzare bene neanche come voglio io perché scoprendo che non ha un doppio schermo, la pesantezza, insomma, quella magari possibilmente la uso davvero come solo per fare foto o video così tra l'allevo e tra l'allà, però per fare video belli come piacerebbe a me fare in HD, magari la prossima volta mi vado a comprare una piccola GoPro, una piccola macchina fotografica più piccola e maneggiabile, però io vorrei sempre il doppio schermo. È una cosa fighissima il doppio schermo, ragazzi, perché a me piace vedermi che tipo di inquadratura faccio, cioè inquadrare così non lo so fino a che punto mi potrebbe piacere. E quindi, concludendo un po' con il discorso, facciamo che questo, ragazzi, vabbè, dai, è un video talk, così cambiamo un po' la rubrica. A me non piace questo, cioè non capisco perché ti devi sputtanare così, diventando una cogliona praticamente in diretta, perché comunque YouTube ti guardano la tua famiglia, ti guardano i tuoi amici, cioè a prescindere da quando tu sai, quando tu inizi ad essere cosciente
di cos'è YouTube. E poi cambi idea su certe cose, su certi aspetti, e fai soltanto certe cose anziché altre, perché comunque sai che ti guardano tutti quelli del tuo palazzo, possibilmente perché sanno, perché ti conoscono, tutti quelli del tuo quartiere, della tua zona, amici, parenti e non, persone sconosciute. È, diciamo, una piattaforma fantastica, bellissima, cioè puoi esprimere tu qualsiasi tipo di opinione senza offendere ovviamente nessuno, perché sono io, ragazzi, lo sapete, ci sono tantissime persone che si offendono tra di loro, cioè, è soltanto uno schifo, ma YouTube, ragazzi, è vero, è diventato un vero e proprio schifo per certi canali. Per certe serie, ma TV. E un'altra cosa invece carina che YouTube è che ormai i ragazzi al giorno d'oggi guardano più YouTube che la televisione, perché in televisione 3 ore tipo per cercare il canale tuo preferito, possibilmente non trovi il tuo film e allora stacchi, prendi il tuo cellulare come faccio io, come ormai lo sappiamo, insomma, e fai anche tu, e cerchi un determinato tipo di argomento, rubrica o vlog, o segui giornalmente il tuo youtuber che pubblica i video, allora attacca. Cioè, io sono sia una cosa, perché allora molti youtuber fanno solo cioè video e basta, e poi non seguono nessuno, che mi pare strano, ma va bene. E poi ci sono quelli che dovrebbe essere così per poter crescere e migliorare, che seguono altri youtuber, cioè sono sia youtuber che li seguono, e sono io, cioè io sono una youtuber in questo caso, e come sapete seguo diversi youtuber giornalmente, cioè per me è un relax starmene nel mio letto, un divano, una seggia. Io, al momento in cui esce il video di Matcha Latte, di Human Safari, è una vera e propria goduria. E per me questi sono ormai diventati i miei canali preferiti, cioè tramite il mio cellulare, seguendo persone sconosciute a livello teatrale, cinematografico, televisivo, ma conosciutissime sul mondo di internet, insomma, su YouTube. È una cosa sottile e strana questa cosa, di seguire persone così su YouTube, però secondo me è una buona cosa, perché alla fine, mentre in televisione devi per forza subirti gli argomenti che dicono loro, perché non li puoi cercare tu, non è interattivo. YouTube è interattivo, internet è interattivo, quindi tu digiti nome e cognome, quello che vuoi, e ti guardi quello che vuoi, appunto. Poi ci sono molti parenti e amici miei che non si guardano affatto i miei video, oppure che non sanno addirittura che ho un canale. Anche se comunque io, ripeto, sono molto attiva sia sulla pagina che sul mio profilo privato, quindi appena pubblico qualcosa comunque si vede subito, però va bene. O addirittura ci sono quelli che seguono altri youtuber e a me non mi seguono, cioè sono i misteri della vita. Io saprei una cugina, una sorella o una parente che farebbe YouTube, cioè che sarebbe comunque su YouTube, io la seguirei, appunto, perché è mia parente numero uno, e numero due la supporterei. Invece io noto tra i miei cugini che, o se non glielo dico io, sai, è uscito un video, o sai questo e quell'altro, loro dicono ah sì, e poi lo vanno a vedere dopo davanti a me di presenza, ma non si dovrebbe fare così. Cioè, io sono ok tuo parente, ma su YouTube sono un'altra persona, tra virgolette, interpreto anche un ruolo di Loletta 5 Channel, quindi sono totalmente un'altra persona, ed è giusto che sia così, e quindi le cose che ti dico io di presenza sono diverse da quelle che dico su YouTube, perché qui sono su YouTube, anche se sono in realtà nella mia stanza, ma sono su YouTube, cioè coscientemente il fatto che miliardi di persone possono vedere il mio video ovunque nel mondo è una grande responsabilità, ma anche una grande soddisfazione. Cioè, chiunque, cinese, australiano, filippino, seduto anche nel suo cesso a fare la cacca, guarda il mio video e fa cacca, oppure sdraiato per terra o al mare o in Malesia, cerca la Little Fan Channel e ti spunta direttamente se guardano i miei. Cioè, è la cosa fantastica di YouTube, ragazzi, è proprio questo. Cioè, chiunque può guardare chiunque. È un po' inquietante sul fatto della privacy, perché già conoscete la mia casa, conoscete bene o male il posto e il luogo in cui io vivo. E infatti per questo anche molti youtuber non fanno vedere totalmente dove abitano. Non tanto lo dico per gli stalker, però per i fan, magari quelli più accaniti, o anche per sfottere. Ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Spero che questo video talk, o il terzo o il quarto che faccio, non remember, vi sia piaciuto.
È da un po' che non faccio recensioni su film perché sono tanto che non dico che non vanno molto successo, però 50-50. E poi è tanto tempo anche che non vado al cinema. L'ultimo film che ho visto forse è stato aprile di quest'anno, può essere, o marzo, che ho visto Zootropolis, quindi figuratevi. E niente, ragazzi, a me mi piace parlare con voi, anche se è una cosa indiretta. Inattivo, tra virgolette, perché nel senso quando mi metto il video già faccio altro, quindi non è proprio live, però ma noi ecco fare le live numero uno perché non so farle precisamente, numero due caricare un video di un'ora e passa o mezz'ora su YouTube, non mi pare il caso, e quindi niente ragazzi, voi siete il mio sfogo e sono molto contenta che iniziate a commentare perché così veramente diventa un qualcosa di dare e avere. E niente, iscrivetevi ovviamente al mio canale, fatelo sapere anche ai vostri amici perché ripeto, chiunque ormai sa fare, sa aprirsi un canale solo per commentare e scriversi agli altri, chiunque ormai sa maneggiare un cellulare e quindi io penso se si è un pochettino buoni e un po' di umanità nel vostro corazon, potete aiutare anche questa poveretta qui. Ragazzi, io mando un bacio e alla prossima, ciao ciao!